Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Android 91 su Dragon Ball Z Kakarot. Credo proprio che oggi il video sarà un pochino più lungo perché ho intenzione di andare un bel po' avanti con la storia e non fare il solito video da mezz'oretta o così, insomma, sarà un po' più lungo. やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんな奴が。あ、はい、魔人ブー。僕はお前を作ったビビディの子供のダビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。 おい、どうしたんだよ。挨拶だ。挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン。なんだ、 このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブー。 素晴らしい。すごいぞ、魔人ブー。上がった。魔人ブーの木が爆発的に上がった。強い、強すぎる。信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し、魔人ブーの復活を止める自信があった。 こんなことなら、あなたたちのように人間でありながら、これほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って、さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな。 逆らってもいいのか？僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。<笑>よーし、それでいい。それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。 Oh, iniziamo bene allora, subito. Gohan contro Majin Buu. Non so se sono in grado di vincere, ma una cosa è certa. Non posso tirarmi indietro. Non possiamo, no. Ma Darbula non se l'è mangiato? Che fine ha fatto? Quindi è morto così? Non se l'è mangiato? Che peccato. Però affrontiamolo, dai. Sei un po' arrabbiato? O la Paola spacca? Mi sa che ci spacca. Ma tanto. Oddio, Majin Buu così non è che sia proprio forte, però. Però a livello 67 è fortino. Condizione di battaglia, sconfiggi Majin Buu. No, Gohan, più vicino, per favore. Preso però, preso. Era colpo schiacciante, sì, bene. Doppia? Bene. Mi è piaciuta. Stordimento, ragazzi. Però non so se sono in grado, eh. È davvero tremenda.
Masenko. Sono ancora col Masenko, sì, lo so, è un po' base. Però fa il suo bel lavoro. Lo fa. È andato, dai. Poi non mi fa rimangiare quello che ho detto, Vabbè, è andato, dai. Perfetto. I miei attacchi non gli fanno nulla, me ne sono accorto. Anche perché siamo tipo 10 livelli sotto. Rango A perché ho dovuto per forza recuperare un po' di energia, se no. トランクス君、ドイツが魔人かな。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー。海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。腹減った。こいつ食っちゃおう。 お前まだ生きてたのか。バビディ様、そいつは魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前食べちゃおう。乗れ。 クッキーになっちゃえ。素晴らしいぞ、魔人ブー。ピッコロ、これは魔術が解けたのか。 お前たち、こんなとこで何してるんだ。お、クリリンさんたちこそ今まで何してたの。さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで元に戻ったらしいな。ん、なんだこの恐ろしい木は。 Quindi lo mangia dopo. Io non so perché, ma mi ricordavo che lo mangiasse prima. Vegeta, potenziato dalla magia di Babidi, più determinato che mai, prosegue il suo scontro con Goku. Nel bel mezzo della battaglia, i due Saiyan percepiscono un'aura immensa apparire in lontananza. Intuendo che si tratta di Majin Buu, Goku chiede a Vegeta di rimandare il combattimento per occuparsi della nuova minaccia. Vegeta sa che quel nuovo nemico avrebbe distratto Goku, quindi accetta, in apparenza. In realtà, il suo è un trucco per far abbassare la guardia a Goku e colpirlo, facendogli perdere i sensi. Vegeta si dirige poi verso il luogo in cui si trova Majin Buu, pronto ad affrontare la minaccia che egli stesso ha contribuito a liberare. Orega dashite shimatta Majin Buu wa ore ga katazukeru. Kisama to no ketchaku wa sono ato da. Mada ore ga ikite itara na. Eccomi qua, Majin Buu. Dietro la roccia, no? Mi nascondo. Ah, questa. Sarà meglio distruggerla. Ben fatto.
La mia nave! Maledizione! Che diavolo sta succedendo qui? Ehi là? Vegeta, cosa hai fatto? Non ti ho mai ordinato di distruggere la mia nave. Quindi quel ciccione con la faccia da scemo sarebbe Majin Buu? Come hai osato uccidere Gohan? Faccia da scemo? Che vuol dire? Pensa che tu abbia una faccia ridicola. Se non sa cosa vuol dire faccia da scemo, forse è tipo un modo di dire, quindi non viene tradotto bene, ma alla fine ridicolo e scemo sono uguali alla fine. Se gli dici ridicolo, mi sono arrabbiato. Non andrò da solo all'inferno. Vi porterò tutti con me. Convinto. Perché deve portarli tutti con sé, Vegeta? Oh, ce l'ho fatta a prenderlo. In teoria potrei bloccarlo quell'attacco quando lo carica, ma è rischio. Quanti ne fa di fila, mo? È rischioso. È chiaro però che Vegeta picchia molto più di Gohan. Non c'è neanche da starlo a vedere. Bah, è andato pure lui comunque. Vabbè, il senso ovviamente ti fa perdere un po' di punti per il rango S, ma... ママを大切にしろよ。どういうこと、パパ。ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難している。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ。俺たちも戦う。3人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。 抱かせてくれ。え、パパ、なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。 元気でな、トランクス。 2人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。
俺が死んだらあの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。わかったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方が分かったぜ。やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルー、トランクス、そしてカカロット。二人を頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にしてあいつに救われたか。バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。ブー！ おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あ
いつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない？魔人ブーが。そんなベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だな。Insomma, inutile. Quello che ho pensato io sempre, perché poi alla fine la Genki Dama non è che faccia una cosa tanto diversa da quella che fa l'esplosione di Vegeta, se non fa altro che disintegrare Majin Buu. Forse però la Genki Dama lo fa proprio evaporare e quindi invece l'esplosione lo riduce in pezzi? O forse non ha funzionato perché Vegeta era malvagio nel momento in cui è esploso e quindi la Genki Dama invece è fatta di energia pura? Non lo so. Perché comunque la Genki Dama può essere realizzata solo da chi ha un cuore puro, come Goku per esempio. Però, insomma, alla fine sono dettagli. Percepisco l'aura di Majin Buu, ma non quella di Vegeta. Non si sarà mica fatto ammazzare. Oh no, non sento nemmeno l'oro di Gohan. Cos'è successo? Piccolo e Krillin sono ancora vivi. Sono tornati normali. Loro sapranno cos'è successo. Si trovano al santuario di Dio. Ciao. Goku, sei proprio tu. Sei ancora vivo. Sono venuto a chiedervi cos'è successo. Goku si fece guarire da Dende e scoprì i dettagli della situazione da Krillin e gli altri. Maledizione. Gohan e Kaioshin e persino Vegeta. Tutti sconfitti. La forza di Majin Buu è davvero inimmaginabile, come temeva Kaioshin. Se lo lasciassimo libero annienterebbe non solo la Terra, ma tutti gli esseri viventi dell'universo. Almeno tu sei ancora vivo, Goku. Una fortuna nella disgrazia. Sei l'unico in grado di battere Majin Buu. Devo confessare una cosa. Purtroppo non ne sono in grado. Non c'era molta differenza di forza tra me e Vegeta. Eppure lui non ce l'ha fatta contro Majin Buu. Niente da fare, non ho speranze. Ah, capisco. Maledizione. Se Vegeta o Gohan fossero stati ancora vivi, avremmo avuto una possibilità. No, credo che non ce l'avremmo fatta neppure attaccandolo in tanti. È troppo forte. No, non intendevo questo. Parlavo della fusione. Cosa? La fusione? Cosa sarebbe? La fusione! La tecnica che fonde due individui, giusto? È una tecnica speciale del pianeta Metamor. La conosci, Dende? L'hanno insegnato due metamoriani che ho incontrato nell'altro mondo. È una tecnica di unione che possono usare solo due persone con la stessa forza e corporatura. Dalla loro fusione nasce un essere che ha una potenza inimmaginabile rispetto ai due individui separati. L'unico limite è che è possibile rimanere uniti solo per 30 minuti. Ho capito. Se Gohan o Vegeta fossero stati vivi, avrebbero potuto usare la fusione per unirsi a te. Così sarebbe nato un guerriero in grado di affrontare Majin Buu. Però, purtroppo nessuno dei due è più tra noi. Quindi, è proprio la situazione peggiore. I due che stanno dormendo, Goten e Trunks, sono alti uguali, anche la loro forza è molto simile. Non possono usare la loro la fusione? Hai ragione, Mr. Popo! Sì, abbiamo ancora una possibilità! Piccolo, farò del mio meglio per insegnare la tecnica ai ragazzi, ma ci vorrà parecchio tempo. Quando io dovrò andarmene, te ne occuperai tu. D'accordo. Evviva, c'è ancora una speranza! Sono sicuro che quei due ci riusciranno. Sì, ma ci vorrà molto tempo prima che Goten e Trunks imparino questa tecnica. Nel frattempo molta gente potrebbe venire uccisa da Majin Buu. Potrebbe sterminare l'umanità o persino distruggere la Terra. È una scommessa rischiosa, ma non abbiamo altra scelta. Anche se l'umanità verrà annientata, potrete far tornare tutto come prima con le sfere del drago. No!
Cosa? È improvvisamente calata la notte. Un momento. Ma questa... Qualcuno sta evocando Shenron. Ma perché? Bulma stava raccogliendo le sfere ultimamente, no? Ma non conosce la situazione. Che sta facendo? Giusto. Vegeta ha ucciso molte persone al torneo. Vuole far resuscitare tutta quella gente. Accidenti. Se tutti i territori venissero esauriti, dovremmo aspettare un anno. Vado a fermarla. Potrebbero mettere le sfere nella stanza dello spirito e del tempo e risolvere tutto in un giorno? Bulma ha evocato Shenron per riportare in vita chi è stato ucciso la Vegeta. Un primo desiderio è già stato espresso, ma Goku arriva in tempo. Shenron scompare e le sfere del drago si disperdono, diventando semplici sassi per 4 mesi. Goku porta poi tutti i suoi confusi amici al santuario di Dio, al sicuro della furia di Majin Buu. Dalla furia di Majin Buu. Dragon Ball no negai de ikikaetta mono ga ita. Watashi wa tashika Dabura ni korosareta hazu. Ikikaetta no ka? Shinjiraren. Kaioshi sama. Ittai nani ga? Hou. Yoshi, ikite orareru. Kaioshin-sama! Yokatta! Maniatta zo! Kibito! Dou-you koto da? Omae wa... Tashika ni shinda hazu desu! Shikamo barabara ni natte! Hai! Watashi mo ittai dou yatte ikikaetta no ka fushigi de... Sou da! Kibito, isogi nasai! Gohan-san mo abunai! Eh? 絶対にソンゴハンさんを死なせてはいけません。 これは海王神様と同じく危ないところでしたな。 よかった。君と ゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。 え? まさか人間を 海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか? そうですよ。さあ、急ぎましょう。 死んでしまいますよ。 はい。 開会。 Ebbene. Ora Gohan arriva nel mondo di Kaio. E qui, ragazzi, qui. Spero ci sia un mini gioco con una certa cosa. Dove siamo? Nella terra di Kaio, ossia il nostro mondo. Aspetta, cosa? Il vostro mondo? Sì, è un luogo sacro in cui neppure gli dei e i re Kaio possono entrare. Per non parlare dei mortali. Ah! Ma tu non eri morto? Puoi tornare in vita? Non ho una capacità simile. Neanch'io so come sia successo. Beh, è molto semplice in realtà. Hanno chiesto di far tornare in vita le persone morte durante quella giornata. Ma perché mi avete portato qui? Voglio che tu sconfigga Majin Buu usando la spada Z, che era l'altro metodo. Sono certo che hai le carte in regola per brandirla, Gohan. Il minigioco che in teoria vorrei fare è Gohan che cerca di tagliare i materiali. In realtà distrugge solo un masso, perché poi vabbè. Però, insomma... La spada Z? Dici sul serio, Kaioshin? Un essere umano non può assolutamente essere in grado di usarla. Impossibile. Né io né gli altri dei Kaio siamo mai riusciti a usare quell'arma leggendaria. Kibit, dato che eri morto, non sei riuscito a vedere la forza straordinaria di Gohan. E comunque provare non costa nulla. Seguimi. Un conto è riuscire a usarla, un conto è riuscire a brandirla. Il tuo vestito non è adatto a questo luogo sacro. Bello. Certo, se avessero evitato di proprio di andare subito in fade appena premuto il pulsante per andare avanti. Ah, è un luogo piuttosto piccolo. Perfetto. Non c'è nulla di che. Zetto Sodo? Questa è la spada Z. Ah,
Prova a estrarla. Per quel che ne so, finora non ci è mai riuscito nessuno. Quindi dovrei tirarla fuori? Mi ricordo una storia che ho letto. Cosa succede se riesco a estrarre questa spada Z? Secondo la leggenda dovresti ottenere una potenza straordinaria, forse anche superiore a quella di Majin Buu. Davvero? Questo vuol dire che è davvero affilata. Che paura. Non preoccuparti, tanto non credo che riuscirai a estrarla. Kibit, fai silenzio e osserva. Forza, Gohan, prova a tirarla fuori. Oissa! Oppola! Boomer! Non si muove di un millimetro. E va bene, e va bene. Super Saiyan? Non fa la differenza. È tutto inutile. Molti dei Kaio ci hanno provato senza successo. Un semplice mortale non ha speranze. Guarda, ce l'ha fatta! Incredibile! Bene. どうせ言わなきゃいけねえことだから。ゆ、ごてんとトランクスは無事だが、ごはんとベジータは、マジンブーに殺された。ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな？地球の諸君、今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。 目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。 見えるか？お前の。どうなってんだ？実は今日不愉快な目にあっちゃってさ、ある3人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この3人のバカが出てこないとどうなるか、 これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ、始めろ魔人ブー。おい。あ、あの野郎、やりやがった。もう一度言うよ。 この3匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃ、情報待ってるよ。 ベジータとゴハンくんを殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰が俺らの代わりにトランクスとゴテンに不友情を教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。うん。 なるほど。嘘だ。パパがあんなやつに。兄ちゃんが死んじゃった。泣くな。
そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めるぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。Perfetto, eccoci qui. Forza, è il momento di imparare la fusione. Mi fa sempre venire colpi. Ok? A quanto pare, Trunks, uno di quelli che sto cercando, abita in un posto chiamato Capsule Corporation a West City. Sto pensando di andarci. Chissà se è là in questo momento. Io gli consiglierei di farsi vedere immediatamente, altrimenti la sua città verrà distrutta. Che carino. Maledizione! A casa ci sono ancora i miei nonni! Goku, l'hai sentito? West City rischia di sparire, e anche i miei genitori! Non preoccuparti, li risusciteremo con le spere del drago. Non è solo per questo! Se il mio laboratorio viene distrutto, anche il radar del drago andrà in frantumi! Quel radar è fatto con materiali speciali ed è impossibile da ricostruire. Così non potremo più richiamare Sharon. Cosa? Accidenti. Ok, Trunks, corri a casa e porta qui il radar. Io farò il possibile per rallentare Babidi e Majin Buu. Sei sicuro di farcela? Non verrai sconfitto in 2 secondi? Se è per poco tempo, dovrai farcela. Che poi potrebbe benissimo andare Goku a prendere il radar. Potrebbe percepire l'aura del padre di Bulma o della madre. O forse non se la ricorda. Probabile. Ora sbrigati, o arriveranno prima di te. Bene, direi che per oggi può anche terminare qui l'episodio. Basta andare un pochino avanti. Bene, Cuggi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Dato che la storia sta appunto per arrivare alla fine, farò i video leggermente più lunghi in modo da concludere definitivamente la serie. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!